tutti e benvenuti in questo insieme vlog, sono Alessia e sono tornata appunto con un nuovo vlog. Io nel mentre vi parlo mi finisco di preparare perché sono lievemente in ritardo. Infatti mi potrò fare solamente i capelli e skincare perché poi il trucco me lo faccio in macchina mentre vado, perché non ho tempo di farlo qui a casa. Allora raga, oggi è sabato. Finalmente è finita questa settimana che è stata, raga, infernale per me. Oggi, per chiudere bene la settimana, ovviamente, ho un'interrogazione di spagnolo. Sono super tranquilla? No. Nel senso che io ho studiato, ma non lo so, non mi sento proprio sicurissima in materia. Anche perché erano un po' di cose. Cioè, nel senso che secondo me erano anche abbastanza cose. Sono due autori e poi tutta la parte storica, artistica, eccetera, quindi diciamo che non è proprio poca roba, però vediamo come va, ve lo farò sapere durante questo video. Ultimo step della mia skincare, ovvero crema solare, super importante raga, mi raccomando, usatela sempre. Deodorante, profumo, sto usando un sacco questo qua, il Red Temptation di Zara, vi giuro raga, è super persistente. Ora metto in una borsetta i pochi trucchi che mi devo portare e poi scappo raga perché devo andare. Raga, mi sono scordata dell'outfit, ve lo faccio vedere al volissimo. La maglietta è di Bershka, carina, e i pantaloni pure sono di Bershka. E le scarpe sono le Air Force One della Nike. E sopra ci metto una felpetta o qualcosa perché sennò moro a quest'ora. Sono tornata a casa adesso. Sono le 2:20. E di solito non torno a casa così tardi, ma ho dovuto prendere l'autobus oggi perché mio padre aveva una partita, quindi non riusciva a venirmi a prendere. E quindi poi ho pranzato da nonna. E di solito arrivo a casa che sono tipo 1:30, invece oggi sono le 2:20 e sono appena proprio arrivata a casa. L'interrogazione è andata benissimo, raga, sono super contenta. Ho preso 9 meno. Il meno è stato perché, raga, cioè avevamo finito l'interrogazione e la prof ha detto ok, basta così. E poi ha fatto: ah no, Alessia, c'è qualcos'altro da aggiungere? Io ho detto no, non mi sembra. E ha fatto ok, dopo gli è venuta in mente una domanda a cui io non ho saputo rispondere, quindi sicuramente il meno è stato per quello, perché sennò il resto dell'interrogazione l'avevo fatta veramente perfetta. Infatti, che astio, proprio l'ultima domanda. Vabbè raga, capita, non pace, nel senso sono comunque soddisfatta dell'interrogazione che ho fatto. Io ora mi cambio, mi metto in vestiti un po' più da casa. E poi oggi raga è sabato, ma non farò niente di che, nel senso i programmi per la giornata sono solamente stare a cena con il mio ragazzo e poi appunto rimaniamo qua a casa e dormiamo insieme. Sicuramente adesso un attimo mi riposo, sto sul letto, mi guardo qualcosa, proprio tranquilla fino verso le 4. Poi vedremo cosa fare, perché devo anche capire cosa cucinare oggi per cena e magari forse andare anche a fare spesa. Comunque vedremo. Raga, 5:51 e io mi sono svegliata tipo 5 minuti fa. Ho finito per indormirmi, raga, sono proprio una babbea. Però vabbè, comunque oggi non dovevo fare niente di che, quindi alla fine mi sono riposata, ecco, anche perché ero veramente stanca oggi. Tra l'altro ho messo a posto i miei pennellini che li ho lavati tutti. Non ci sono tutti i pennelli qua, però gli altri li ho messi nel cassettino. Alcuni, tipo questo qua raga che lo uso per il blush liquido, sono macchiati. Ho provato a toglierlo in qualsiasi modo, ma è rimasto così. Però per me l'importante è che sono puliti a livello di igiene. Allora, io ora raga non so effettivamente cosa devo fare. Avrei la cucina da pulire oppure farei spesa. Non ho idea di cosa fare neanche per cena in realtà. Avevo pensato raga per cena di fare gli hot dog, perché è una cosa che non mangiavo mai, credo. No, io perlomeno, ma anche il mio ragazzo non lo mangia mai, non sento mai che mangio hot dog. E è una cosa easy, semplice, veloce da fare, non sporco troppa roba. Secondo me è top. Io tra poco andrò al supermercato, chiamo mio nonno, mi ci faccio portare. E prendiamo l'occorrente per fare gli hot dog. Quindi mi servirebbero semplicemente i würstel, i panini da hot dog. E che altro ci si mette raga negli hot dog? Le patatine ce l'ho già qua, ho quelle surgelate e le metto nell'air fry, cioè nella friggitrice d'aria, e si fanno tipo in 10 minuti, quindi durante tutta la preparazione io lo lascio lì a cucinare
e top. Allora, raga, io penso che farò una bella doccia adesso con i capelli, visto che è anche ora. Ieri alla fine non l'avevo più lavati e l'ho lasciati per oggi. Quindi bello, penso proprio che sia il momento di lavarli. Quindi faccio una bella doccia con i capelli e poi vedo cosa effettivamente fare, perché sono super confusa, non so cosa fare. Penso che chiamerò mia nonna e le chiederò un parere, sperando che lei mi dica: venite a cenare da me, venite a cenare da me. Raga, povera mia nonna, nel senso, no, povera no, perché a lei fa piacere. Però ogni tanto, vi giuro, mi salva la vita e con queste cose del cibo, perché di solito, cioè, mangio molto spesso da lei, ecco. E perché comunque è molto più pratico, lei gli piace, gli fa piacere che andiamo a mangiare là. E quindi poi probabilmente la chiamerò, le chiederò consiglio e vedremo cosa mi dirà. Ecco, i miei capelli sono puro olio, direi proprio che è ora di lavarli e nulla. Raga, sono appena uscita dalla doccia, mi sono dovuta struccare perché la situazione generale del mio trucco dopo che sono uscita dalla doccia non era delle migliori. Ora, mentre mi streccio i capelli e tutto quanto, vi racconto cosa è successo ai miei capelli, appunto. Allora, tutto è partito da io che volevo fare dei colpi di sole, appunto, sui capelli. Non volevo diventare bionda, però volevo fare dei colpi di sole per schiarirli un po', ma comunque mantenere il mio colore, quindi non cambiare così drasticamente, ecco. E poi magari futuramente avrei potuto schiarire ancora di più e tutto, però per ora volevo solamente dei colpi di sole che mi avessero un po' schiarito i capelli e tutto quanto. Allora, io sono andata da una, forse errore mio raga, sono andata da un'amica di mamma che lei è parrucchiera e lei mi fa, è la signora che mi fa i capelli lisci, perché io ho un trattamento, sono riccia in realtà, e solo che ho un trattamento che quando asciugo i miei capelli rimangono lisci e quindi è la stessa che mi fa questo trattamento, quindi diciamo che, essendo che il trattamento me lo faceva bene e tutto quanto, mi sono fidata, anche perché lei lavora in una parrucchieria qua in Italia, solo che lei è brasiliana e posta spesso dei suoi lavori e mi sono sempre piaciuti, non ho mai avuto problemi con questa cosa. Allora ho deciso di farli da lei. Allora, praticamente raga, io sono uscita di là con i capelli mossi, e mossi i capelli erano anche abbastanza belli. Notavo che erano un po' troppo chiari forse, però finché erano solo troppo chiari e alla fine però fatti bene, ho detto vabbè, mi ci farò l'abitudine e pace. Solo che volevo vederli lisci, perché giustamente se tu li vedi mossi è un conto, se tu li vedi lisci è un altro, perché lisci riesci a percepire tutte le sfumature, come sono fatte, eccetera eccetera. Quindi raga, non vi fate addindolare dai parrucchieri che vi dicono: ma la piega liscia la puoi fare anche a casa. Uscite sempre dal parrucchiere con la piega liscia se fate colore o cose del genere, perché almeno potete vedere se ci sono stati errori. Ok, va bene, perfetto. Io ho fatto la piega mossa, sono uscita di là, ma il giorno dopo mi sono lavata i capelli perché volevo vederli appunto lisci. Lavati i capelli e asciugati, ora starete vedendo la foto di come io avrei voluto i capelli più o meno. E queste invece sono le foto di come erano i miei capelli, lato destro e lato sinistro, perché c'è differenza, un'enorme differenza. E raga, cioè io, la prima cosa che ho fatto è stata scriverle e mandarle le foto. E io ho detto: guarda, cioè nel senso, sono sfumati male, troppo biondi, perché io non volevo un biondo, e cioè, come facciamo? Lei, vedendo le foto, si è resa conto che comunque il lavoro era stato fatto abbastanza male e mi ha chiesto di ripassare là questo, mi ha fatto i capelli di domenica, ormai sarà fatto lunedì perché ho detto che appunto l'ho lavati il giorno dopo, e mi ha chiesto di ripassare di mercoledì e io sono ripassata per aggiustare i capelli. Raga, ho spiegato come li volevo, ho detto che non volevo, li volevo più sfumati, tutta la parte del biondo, perché di qua, vi giuro, c'avevo tipo un tocco biondo qua, ma vedrete, cioè, avrete visto sicuramente nelle foto. E la frangia tutta macchiata, quindi ho detto: la frangia lasciamela del mio colore e fai solamente delle, cioè, e lascio solamente delle schiariture lungo le lunghezze, però senza esagerare e facendo le belle sfumate. E raga, sono praticamente tornata del mio colore naturale,
Cioè, è il che mi ha fatto innervosire tantissimo, mi sono messa a piangere dal nervoso, un casino, perché cioè non sono brutti al momento, però sono il mio colore naturale, io questi capelli li ho pagati, anche parecchio, non era quello che volevo e ce l'ho molto più danneggiati adesso, però del mio colore naturale. Cioè ci sono delle piccole sfumature, delle lievi sfumature, lei poi ha detto che con i lavaggi queste lievi sfumature si schiariranno ancora un pochino, però rimane che io non sono uscita con il risultato che volevo. Questa cosa mi ha frustrato parecchio, devo dire. Purtroppo magari l'errore è stato anche mio di fidarmi, però raga, cioè, per quello che diceva e per quello che faceva vedere nel suo Instagram eccetera, cioè lei era brava. Poi ha fatto questa cosa qua. Io ora vedremo insieme se asciugandoli effettivamente saranno leggermente più chiari oppure no. I capelli asciutti, io penso che da lì si possa percepire quanto i miei capelli siano danneggiati oppure forse non proprio. Provo ad aumentare un pochino la luce così che vedete proprio la situazione. Ecco, penso che così si possa leggermente percepire. Guardate le mie punte come sono. Vabbè, se non si percepisce, pace all'anima nostra. Allora, effettivamente si sono schiariti leggermente. Io questo non so identificarlo come cosa bella o brutta, perché sinceramente ho paura che rivenga fuori il biondo che c'era sotto, tutto sfumato male. A parte che guardate qua, c'è questa ciocca qua che è chiarissima. Ora da lì non si riesce a percepire che è chiara, ma ve lo assicuro, a me sinceramente non piacciono. Vedremo cosa uscirà fuori. Io spero che schiarendosi non rivenga fuori il biondo che c'era sotto. Allora raga, vi faccio vedere alla luce del sole che forse rende leggermente di più. Ecco, delle schiariture penso che le riusciate a percepire anche voi, che sono queste qua, tipo. Ok, aspettate, mi giro di qua anche per farvi vedere queste di qua. Vabbè, sinceramente non saprei che pensare, però ormai i capelli sono stati fatti così, quindi pace. Per cena mia nonna mi porterà da mangiare, che lo va a prendere da un suo amico, e quindi ho risolto. E allora io adesso sistemo un attimo questi trucchi qua, sì, ciao trucchi, i prodotti per i capelli. E poi niente raga, poi credo che andrò a pulire un attimo la cucina, che ieri ho fatto la cena e non ho lavato piatti, niente. Quindi credo che andrò a pulire la cucina e poi penso basta. Ok raga, cucina sistemata, ho lavato lì i piatti che c'erano da lavare, ho apparecchiato per la cena. Ora raga do un attimo l'acqua alle piante che ne hanno bisogno, perché io l'ho data tipo ormai sarà 5 giorni fa, una cosa del genere, quindi sicuramente ne hanno bisogno. Mi munisco di questo mio grosso bicchierone, che è super comodo, e lo riempo e inizio a dare l'acqua a tutte le mie 1500 piante. Ok raga, fatto tutto. Ora ho dato anche da mangiare al mio cane, che sta mangiando. Ho aperto un po' le finestre per far arieggiare la casa. E nulla. Che belle giornate raga che si sono allungate, perché sono le 7:17 e ancora fuori è super giorno. Adoro, adoro. Mi mette proprio di buon umore e mi sembra che le giornate durino molto di più rispetto a quando si fa notte, tipo, cioè, alle 4. Quindi nulla. Ora il mio ragazzo ha finito di fare lezione, quindi tra poco verrà e ceneremo insieme. Vi faccio vedere cosa appunto ho preso poi per cena alla fine e poi lui dormirà qui, oggi è sabato, quindi. Ragazzi, cibo è arrivato, il pane è fuori dalla busta perché nonna ne aveva preso uno per lei e uno per me e quindi l'ho dovuto prendere così. Vabbè, pace, tanto qui sopra ci ho appena pulito, non è sporco, va benissimo così. Allora, questa è una crostata che dopo apriremo insieme, anzi adesso la apro. Guardate, top, super carina. Qua invece abbiamo polpettone, questo raga è buonissimo, ve lo giuro, adoro. Poi patate e pollo arrosto. E raga, questa è tutta roba di una rosticceria che c'è qua nella mia città, del padre di, tra l'altro, un mio amico che veniva in classe con me, che fa la roba veramente buona. Quindi top. Il mio ragazzo tra poco dovrebbe essere qua. Stavo dicendo che mentre lui si fa la doccia, io riscaldo tutta la roba e poi mangiamo. Allora, ho preparato due piatti per andare al microonde. Sono avanzate ovviamente un po' di patate e un po' di quello. Ora lo impellicolo tutto
e lo porto da mamma perché almeno può cenare anche lei con questa cosa quando arriva dal lavoro. Quindi il mio ragazzo è arrivato, sta facendo la doccia, quindi tra poco vado su e inizio a scaldare le cose perché io il microonde non ce l'ho, quindi devo andare per forza da mamma. Raga, stavo editando il video e mi sono accorta che non ho concluso proprio niente. Vi concludo il vlog qua, spero vi sia piaciuto e se è così lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun video, così creiamo subito ai 40.000 stavolta. Noi ci vediamo quando capita qua sul canale.